Dare informazioni utili sui diversi servizi del territorio diretti alla terza età, ma anche un luogo di aggregazione per costruire una rete solidale di prossimità. Con queste finalità nasce lo sportello di comunità, progetto che ha vinto il bando Puglia Capitale Sociale 3.0, promosso da Anteas e dalla FNP CISL di Lecce col sostegno del Comune, che sarà attivo per 3 giorni a settimana da dopo Pasqua nella sede di Anteas in Viale della Libertà. Stiamo facendo degli eventi concreti, seri, reali, di esigenze proprio per l'integrazione sociale, per un benessere di pubblica utilità. Ascoltando il territorio, vivendo un sindacato di prossimità nelle periferie, siamo resi conto che c'è un bisogno di informazione, molte occasioni, opportunità, tutele, servizi che la comunità offre per gli anziani non vengono utilizzati per mancanza di informazione. Ecco, da qui ci siamo posti il problema di creare uno sportello di prossimità che fornisca le informazioni utili. Vuole essere un modo per impegnarli in attività nuove rispetto a quelle che già si svolgono nei nostri centri, per avvicinarli ai servizi, per capire i loro bisogni e cercare di affrontarli insieme. Vuole essere anche svago, ricreazione, noi prevediamo passeggiate, mercatini, la possibilità di attivare degli orti sociali. Inoltre è previsto un ciclo di incontri dal titolo Un pomeriggio con presso il Centro Sociale Santa Rosa di Lecce, pensato per incontrare diversi specialisti della salute e della medicina per discutere di tematiche finalizzate a promuovere un invecchiamento attivo della popolazione.